Due liste per un unico obiettivo, conquistare Palazzo Alemanni, democratici progressisti in campo per sostenere la corsa di Mario Oliverio alla presidenza della regione, una mobilitazione generale degli esponenti di area centro-sinistra e della società civile a sostegno del progetto politico che il PD ha condiviso con i suoi alleati. Il Partito Democratico ha messo in campo due liste, lo fa in Calabria, lo fa anche in altre regioni, lo ha già fatto anche in Calabria nelle scorse elezioni provinciali nella provincia di Cosenza. C'è la necessità di dare voce a tutte le istanze che ci sono, i territori, donne, uomini, amministratori locali, imprenditori, la necessità di mettere in campo l'intero gruppo dirigente del Partito Democratico. Una parte è nella lista con il simbolo del Partito Democratico, un'altra parte che ha la stessa dignità è nella lista democratici progressisti. Mi pare che il Partito Democratico ha fatto le sue scelte, ha messo in campo una grande coalizione di centro-sinistra che sarà la coalizione che dal 23 di novembre in avanti certamente governerà la nostra regione.